Aspetta una seduta. Prego. Signor Presidente, signor Sindaco, signori consiglieri, signori tutti, chiedo che venga rinviato la trattazione, venga rinviata la trattazione del punto all'ordine del giorno appena chiamato, in quanto non è stata data la possibilità a questo consigliere, io ritengo anche agli altri, di operare in maniera adeguata, compiuta, al proprio mandato elettivo. E ne spiego le ragioni in questa richiesta di rinvio. L'articolo 32 del regolamento del Consiglio Comunale, nonché il 28 dello Statuto Comunale, prevede che gli argomenti posti all'ordine del giorno, la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, sia messa a disposizione dei consiglieri nei 3 giorni precedenti la trattazione dell'adunanza. Le linee programmatiche che sono un istituto che si differenzia rispetto al programma amministrativo presentato in campagna elettorale e altro istituto diverso, doveva, all'avviso di questo consigliere che parla, essere la documentazione, le linee programmatiche dovevano essere messe a conoscenza dei consiglieri con il deposito delle stesse, la documentazione relativa nei 3 giorni precedenti. Io il quarto giorno precedente, non il terzo, il quarto giorno precedente del Consiglio, ho chiesto un incontro con il segretario comunale per prospettare la mia esigenza di verificare la presenza di questa documentazione il giorno successivo, quindi il terzo giorno precedente, e quindi per prendere visione e poter poi successivamente alla presa di visione di questa documentazione eventualmente presentare anche, come previsto dal regolamento dello statuto, presentare le mozioni o comunque altri atti per iscritto nei tempi prestabiliti sempre dal regolamento e dallo statuto. Quindi 4 giorni prima, ancora prima quindi che ci fosse l'obbligo di deposito di questa documentazione, ho avanzato questa mia richiesta al segretario. Ho avanzato, nel senso, ho anticipato quella che sarebbe stata la mia richiesta, che in effetti il giorno appresso ho avanzato. Ho avanzato per iscritto. Il segretario comunale, che noi ahimè dividiamo con altri comuni, e quel giorno non era presente per altri impegni professionali presso il comune, e ho potuto soltanto contattare telefonicamente grazie a un funzionario di questa amministrazione, e mi ha riferito il terzo giorno precedente, quindi alla domanda, il 1 giugno, che non c'era questa documentazione a disposizione dei consiglieri. Stando così le cose, io ritengo che non sia possibile parlare di linee programmatiche. Non è una questione formale, è una questione, all'avviso di chi parla, e sarò sintetico, estremamente importante. Le linee programmatiche sono le intenzioni, anche articolate, che si sviluppa il sindaco, sentito alla giunta comunale, a sostegno della propria azione di governo cittadino. Quindi è molto importante che tutti i consiglieri possano prendere atto di quali sono queste linee programmatiche e per dare, ripeto, un compimento in maniera corretta al proprio mandato. Io vedo che dal momento che peraltro non è essenziale che debbano essere approvate questa sera le linee programmatiche, anche perché il tempo previsto assoluto è molto più lungo, sono 120 giorni, io chiedo quindi, anche per evitare situazioni di difficoltà e anche di incomprensione tra tutti quanti, insomma, io credo, le parti di questo Consiglio, io chiedo che venga rinviato, messo ai voti questa mia richiesta, e rinviata la trattazione di questo punto all'ordine del giorno, perché i consiglieri possono prenderne atto così come previsto precedentemente, e quindi poi il sindaco le possa illustrare compiutamente a tutti i consiglieri, che già avranno comunque in qualche modo di capire perfettamente di cosa si tratta, e quindi presentare le loro osservazioni. Chiedo quindi che si metta ai voti questa mia richiesta di rinvio della trattazione del punto d'ordine del giorno, e chiedo anche, se il Presidente del Consiglio lo consente, che un parere possa essere espresso anche da questo segretario in ordine alla bontà tecnico-giuridica di quanta è l'osservazione presentata dal consigliere che ha presentato e gli ha parlato. Grazie.
ci troviamo di fronte a delle comunicazioni, che le linee programmatiche che vengono comunicate dal sindaco. E c'è la sua possibilità giusta, reclamata, del fatto di poter apportare emendamenti, ma non è negata, tant'è vero che lei ha 120 giorni di tempo per poterla manifestare. In quel caso, tant'è che questo non è un documento che stasera dobbiamo approvare, non c'è nessuna approvazione, è una presa d'atto delle linee programmatiche che ci dà il sindaco. Ad ogni buon conto passo la parola al sindaco per questa parola. Ma voglio subito precisare che non esiste motivo del contendere tra l'osservazione in sé formalmente giusta fatta dal consigliere Rossi e quello che io sto per dire, in quanto è vero che i consiglieri devono essere messi nelle condizioni di poter intervenire sui singoli atti e per poter intervenire devono essere precedentemente informati, ma è altrettanto vero, i tesi che già avanzate Presidente, ringrazio, ma mi faccio mia perché poi è nelle cose, che questa sera le linee programmatiche vengono solo comunicate al Consiglio e non si chiede affatto di esprimere un voto sulla comunicazione. Tanto è vero che lo Statuto Comunale, all'articolo 23, prevede che il sindaco avrebbe potuto fare, lo ha ricordato anche il consigliere Rossi, avrebbe potuto fare le comunicazioni entro 120 giorni dall'insediamento. Quindi, voglio dire, la legge nazionale, il decreto legislativo 267 del 2000, parla chiaro. Le comunicazioni del sindaco, che ripeto, possono essere fatte stasera o possono essere fatte fra 10 giorni fino a un massimo di 120 giorni, entro i 120 giorni, sono questa sera sono comunicazioni. In quel momento, nel momento in cui si esaurisce la comunicazione, l'atto diventa formalmente disponibile a disposizione del segretario, che la mette ovviamente a disposizione dei consiglieri che ne dovessero fare richiesta. E da quel momento è un impegno anche mio di non far finta di nulla, entro i termini fissati dei 120 giorni noi torneremo a discutere del problema delle comunicazioni, per cui ai consiglieri stasera non viene tolto assolutamente nulla delle facoltà che la legge prevede, ma vengono soltanto rinviate. È vero quel che dice il consigliere Rossi, questa sera tutti i consiglieri, tutti di maggioranza e di minoranza, sono posti nelle condizioni di non conoscere le linee programmate, ma io non chiedo la votazione questa sera, ho 120 giorni di tempo per poter effettuare un dibattito ad hoc sulle linee programmatiche. Durante quel dibattito ognuno potrà presentare tutte le eccezioni, gli argomenti necessari e anche gli emendamenti qualora fossero degni di essere ricevuti. Quindi per questo motivo io credo che trattandosi di una comunicazione al Consiglio possiamo farla stasera, e ripeto, è una scelta che io ho fatto per mettere il Consiglio nelle condizioni di avere dal primo momento a disposizione le linee programmatiche e di avere il tempo necessario per potervi riflettere. Prima di questo momento non poteva essere imposto e diventare l'atto mio che comunicherò atto pubblico, perché in questo momento soltanto, dopo la mia lettura, diventa atto pubblico. Grazie. Adesso la parola a Franco Fibbiasi. Io devo essere sincero, pur essendo laureato in giurisprudenza, non sempre mi ritrovo a fare delle questioni di carattere meramente formale, anche se in questo caso è un fatto formale, ma è anche un fatto sostanziale, come diceva il consigliere Rossi, nel senso che tutto il consiglio deve essere messo nelle condizioni di poter conoscere quelle che sono le linee programmatiche che il sindaco andrà a esprimere in sede di
di adunanza, di primo consiglio, in modo da poter fare anche con le proprie osservazioni e i propri rilievi. Quindi in questo caso la forma, con ogni probabilità, è anche sostanza. Del resto io credo che da questo punto di vista il regolamento è chiaro, lo statuto è chiaro, dice che tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, quindi senza fare nessun tipo di distinzione di qualsiasi argomento che si dovesse trattare, gli atti devono essere già presenti 3 giorni prima in modo che possano essere messi alla disponibilità del Consiglio Comunale per poter accedere, quindi elaborare dei propri interventi, delle integrazioni, anche con dei consigli circa quello che sono gli argomenti all'ordine del giorno. Però io da questo punto di vista, ripeto, per quello che ho detto in premessa, ecco, su questo argomento mi astenerei, perché io sono veramente anche curioso di conoscere quelle che sono le linee programmatiche, finalmente lo dobbiamo dire, perché non è che abbiamo avuto molta possibilità durante la campagna elettorale, essendo, intendo, il sindaco a fare delle osservazioni di carattere personale, strettamente personale, sui consiglieri o sugli altri candidati sindaci o sugli altri candidati con le altre liste, per cui mi sembra che non abbia dedicato molto spazio a quello che è il progetto, a quelli che sono i programmi che intende realizzare durante questa legislatura, anche perché i problemi sono tanti, sono veramente tanti, soprattutto di carattere economico. L'avete già sottolineato con voi, io lo sottolineo ancora, ecco perché è necessario non perdere molto tempo. Noi già credo che abbiamo utilizzato il massimo del tempo a disposizione, 10 giorni dalla proclamazione, 10 giorni dalla convocazione, sono i massimi tempi possibili previsti, sono i massimi segretari, io avrei utilizzato i minimi sulla questione. Proprio per queste emergenze che ci sono, io avrei utilizzato il minimo tempo messo a disposizione per poter immediatamente mettere nelle condizioni la Giunta di essere operativa e di poter cominciare a affrontare i problemi della città, perché questo e non altro mi interessa, perché sono fortemente preoccupato che invece anche questi giorni, anche un giorno solo, anche 24 ore per le scadenze che ci sono, io credo che un po' tutti sappiamo quali sono queste scadenze. Anche questo tempo, 24 ore, potrebbe essere utile e importante per la città, in modo da, speriamo, cominciare un cammino positivo. Io dico di questo, però da parte nostra, da parte dell'opposizione, io farò una opposizione determinata, però di carattere costruttivo. Darò il mio parere, farò io direttamente con le mie, darò il mio consiglio qualora fosse richiesto, ma anche se non è richiesto, perché sono convinto che è un momento particolare, ecco, per Ferrandina, dove è necessario avere, ecco, una forza dirompente, ecco, perché effettivamente i problemi sono tanti. Grazie. Io ho l'impressione che la replica non è un problema di non concedere la parola, però torno a ripetere, noi siamo di fronte ad alcuni fatti, noi lo stiamo perfezionando nel momento in cui il sindaco ce lo dirà. Quindi, questo, per carità.